faccio anche attraverso gli anni di esperienza che ho avuto la fortuna di avere con Wow Web Magazine, dove da tanti anni ci occupiamo non solo di analizzare i nuovi ways of working, soprattutto italiani, ma ci occupiamo di quelle che poi sono le caratteristiche fondamentali di un nuovo spazio di lavoro. Wow sta ways of working, modi di lavorare, e alla base di tutti questi modi di lavorare c'è sempre la fiducia. Ci sono tante tecnologie che stanno entrando oggi nel mondo del lavoro, realtà aumentata, servizi cloud, Internet of Things, dispositivi indossabili, e ci sarebbe tantissimo da dire, ma in questi 10 minuti che ho a disposizione vi vorrei parlare proprio del rapporto tra fiducia e inserimento della tecnologia. Quando noi pensiamo alla tecnologia, molte volte la pensiamo con un modello di discontinuità spazio-temporale, nel senso, prima nella prima presentazione il CEO di Microsoft ci ha presentato diverse soluzioni che vengono sviluppate quindi al di fuori dell'ufficio e che noi sostanzialmente poi riportiamo in ufficio, mettiamo in ufficio e pensiamo di poter applicare queste tecnologie a poi la nostra realtà. Però spesso ci dimentichiamo come mettere una tecnologia in un ambiente ristrutturi totalmente quell'ambiente, non solo ristruttura e ricrea la stessa tecnologia. In antropologia si parla di prospettiva del costruire, che qui è l'approccio top down, cioè la prospettiva in cui io disegno uno spazio, io disegno un'organizzazione, le persone si adattano, è una prospettiva dell'abitare, che invece è una prospettiva che parte dal basso e che considera gli attori sociali, quindi le persone, i lavoratori, come delle persone che interagiscono all'interno del sistema e cambiano il sistema con la loro presenza. Come interviene la tecnologia in uno spazio? La tecnologia in uno spazio interviene in tre modi: una struttura di significazione, una struttura di legittimazione, una struttura di dominazione. Quindi se qualcuno ha letto Foucault e tutto il discorso sul panopticon eccetera eccetera, potrà capire che cosa intendo soprattutto per struttura di dominazione. Ma vi faccio un esempio con una tecnologia che è diffusa sempre di più negli uffici, ovvero nell'activity based workplace. Noi troviamo delle app che ci permettono di prenotare tranquillamente delle aule, giusto? Tutti noi l'abbiamo, o chi lavora in azienda, è una delle prime cose che si inserisce in un'azienda dove si fa activity based. Bene, questa tecnologia non solo mi rende la vita più semplice eccetera eccetera, ma innanzitutto crea una struttura di significazione, cioè mi dà un nuovo significato al mio lavoro. Il mio lavoro non è più un lavoro singolo, ma è un lavoro che deve essere collegiato, è un lavoro che non deve essere più sedentario, è un lavoro che deve essere mobile. Quindi solo introducendo questa tecnologia io do un nuovo significato al lavoro. Struttura di legittimazione: io legittimo alcuni comportamenti e non ne legittimo altri, creo una nuova etica del lavoro, cioè è più etico. Quindi etico parlo di azioni buone e azioni cattive considerate all'interno di un sistema, non in generale. È più etico, quindi dal punto di vista dell'azienda, lavorare insieme, ed è meno etico, viene visto un po' meno, un po' più di cattivo d'occhio, le persone che invece lavorano da soli. PDC nel PwC in Svizzera, per esempio, ha creato nella sua azienda delle aree relax dove si poteva dormire, e l'etica aziendale è cambiata dicendo: chi dorme almeno mezz'oretta dopo la pausa pranzo è un lavoratore ok, chi non dorme mezz'oretta dopo la pausa pranzo rischia di essere poco performante, e quindi paradossalmente è cambiato il rapporto tra chi si addormenta al lavoro e chi non si addormenta al lavoro. È vero, è vero.